Carovita e Riminesi se la passano meglio del resto d'Italia. I banchi del supermercato infatti riescono a risparmiare anche più di 700 euro all'anno e anche nelle altre città della regione i prezzi sono mediamente più bassi che nel resto del bel paese. E quanto emerge da un'inchiesta di Altro Consumo, la rivista dei consumatori, che ha rilevato i prezzi in 950 supermercati, ipermercati e hard discount italiani in 61 città per un totale di 531 prodotti. Quello che risulta in linea generale è che a scegliere bene dove fare la spesa si può risparmiare fino a 1.500 euro. Se poi si passa negli hard discount, dove non ci sono prodotti di marca, il risparmio arriva fino a 3.500 euro all'anno per una famiglia, con una diminuzione del 61% rispetto alla spesa nei supermercati di marca. Se si compra al primo prezzo, il risparmio arriva fino al 55%, mentre se si utilizzano i prodotti a marchio della catena di distribuzione, il risparmio medio è del 38%. In Emilia-Romagna, a primeggiare sono Modena, quarta a livello nazionale, e Bologna, dodicesima. Poi c'è Rimini, al 22° posto. Più giù ci sono Parma e Piacenza. A Rimini i prezzi risultano del 7% più alti rispetto a quelli più bassi in assoluto registrati in Italia, ma la spesa media del carrello familiare resta sotto la media e di 6.296 euro all'anno, media italiana di 6.372 euro. Curiosando poi tra i supermercati, alla ricerca del prezzo migliore, a Rimini è possibile risparmiare 736 euro rispetto alla media italiana di 600 euro e in tempi di crisi non è cosa da poco.